E chi c'è? Bestiacce, bentornati in questa nuova incredibile serata dedicata alla pesca estrema d'altura, Lovecraftiana aggiungerei anche, perché oggi Dredge, oggi Indie Night, oggi si gode. Lo sapete come funziona, quindi preparatevi. Continuiamo, seconda puntata tra l'altro, ma c'è dell'altro. Dovremmo, l'enorme sorpresa è questa, bestiacce, dovremmo guardarci, e io spero, la reaction del terzo trailer di The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Siete pronti? Eh? Incredibile, ma vero. Sì, l'enorme sorpresa era questa. Che cazzo pensavate? State fuori di testa voi. Vabbè. Mi dispiace se per caso vi ho ipati più del necessario. Amore, mi potreste portare un caffè, per favore? Però purtroppo è così che funziona. Funziona così. Cos'è? Incro, grazie mille. Bestiace, la tua Valhalla. Allora, stasera, bestiace, appunto, Indie Night. Poi, dopo, adesso vi saluto, tranquilli. Ci buttiamo, però appunto vorrei un attimo vederlo sto cazzo di trailer, poi dopo ci buttiamo in quella che è, quello che è l'oceano. Ah, grazie. Quello che è l'oceano grazie mille. E come lo bevo sto caffè? Da qui? Si beve da qui, eh? Appena il microfono. Attenzione. Incredibile. Vutan era regredito in forma astrale. È diventata una piccola stella? Allucinante. Allucinante. Chi è? Chi sono? Guarda lì. Sta guardando la chat. Incredibile. L'ho rotta? No, no, non fare il saluto anche tu, ferma. Aspetta. È molto più cauta e tranquilla. Benvenuta, Itil. Eh? Lei è la lupetta, l'altra. Un lupo cecoslovacco. Ciao, ciao. E quindi adesso la mia vita sarà un inferno. Sappiatelo perché adesso sono due. Grazie. Grazie. Si sta sciogliendo, ha una pancia piena perché ha mangiato tanto ed è... No, non mostrare the genitals. E a breve dovrebbe teoricamente, ecco, espletare. Prepariamoci dunque a suoni, odori e incredibili emozioni, ormai che i cuccioli possono soltanto darci. È un DLC, sì, è il DLC della Dino Life. Ed è cicciato fuori questa. È cicciato fuori questa. Oggi siamo andati a prenderla. Ma che bella. Che pagnò. Che. Fanno tutti dei suoni, non sta mai zitta. Quindi preparatevi perché stasera in live, ragazzi, sentirete pigolare, ululare, abbaiare e diverse altre mille cose. Chi l'è? Ecco appunto. Saluta, saluta. Fede Bertors. Chi l'è? Sì, è giusto, non lo so. Fede Bertors, grazie, bestiaccia. Rotto Valhalla. Allora, tieni, portala via perché io non so che cosa fare con questo. Come, da dove escono le cose? No, 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 no. Via. Pumba, Timon, Simba e tutto quello che comporta. Ecco. Vi piace? Vi è piaciuto il caffè? Eh? Eh? È la combo che desidero pure io. No, fidati, fidati, no. E quindi niente, ce ne abbiamo un'altra, ragazzuoli. Questa però è della Vale, ovviamente, cioè nel senso. Wutan era un acquisto per me. Questo è il regalo per lei. Ed è una cucciolotta di lupo cecoslovacco che ha 60 giorni? 61 oggi, li stiamo anche contando. È alta una scarpa e caga pigne. Piccolissime pigne, è molto educata, non morde come Wutan, non distrugge come Wutan, ma rompe il cazzo, urla e parla tutto il tempo. È proprio una femmina. Però detto ciò, ragazzi, incredibile, ma vero? Si sta già adattando, i due stanno cooperando un pochino alla volta, dobbiamo farli conoscere un po' alla volta, quindi adesso in questo momento Wutan in un'altra stanza, poi pian piano li facciamo vedere, poi sta nella stanza lei, poi lui esce, insomma. Ad alternanza perché si devono adattare a quello che è l'appartamento, perché purtroppo siamo qui in appartamento e poco si può fare. Avessimo un giardino, calci nel culo fuori tutte e due. Quindi, insomma, in sostanza, questo è. Nome? Ithil. Steel. Vuol dire luce. Cos'è che vuol dire? Vuol dire luna. Ithilrien. Ma non vuol dire, non voleva dire luce lunare. Allora, sarebbe Ithilrien, però siccome appunto lo dobbiamo abbreviare è Ithil. Lei è fissata con gli elfi. Eh già, purtroppo. Black Eagle, grazie mille. Pa, Proto Valhalla. Quindi, insomma, no, 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 non ho Hilt. Ithil, che Hilt? Non ha, no, no, non Tilt. No, ragazzi, fermi. Ithil. Dovete sputare Ithil. Capito? Quindi Wutan e Ithil. Uno è il dio. Uno è il dio della guerra, della scienza e l'altro.
E l'altra Itil. C'è molto da fare. Però è Aichezzarola. Tutto a posto? Si è lanciata dal divano, si è aperta così, però la pancia ha attutito, tanto appena mangiato, quindi... Bene, sta già distruggendo, ottimo, non vedo l'ora. È come dico io, sì, esatto, è un pastore cecoslovacco, purtroppo ci si confonde delle volte. No, è un lupo cecoslovacco, bestiaccio, che è tutta un'altra specie. Un misto tra un lupo e un pastore. Dagli stronzi che gli è venuto in mente ciò, ecco, ha cicciato fuori questa razza perfetta e il problema appunto è che è distruttivo. Ma incredibile... adesso che abbiamo Itil tra le mani mi rendo conto che a parte i pigolii e il rumore che fa rispetto a Wutan è molto molto più tranquillo. Sarà l'indole, ma sarà anche il fatto che Wutan è uno sgravato, è un pazzo in culo, come si suol dire. Fin da quando era piccolo infatti mordeva la faccia, la sua passione principale era questa. La mia barba si è sfoltita perché me l'ha mangiata giorno dopo giorno. Lei invece è molto più tranquilla, si fa anche spupazzare, come avete visto. L'altro invece si rigirava in continuazione, però vabbè, succede. Wutan è proprio cattivo dentro, ha preso tutto dal padrone micidiale. Posso vederla? Incredibile, ma vero? Ma come ti prego? Ragazzi, non è un pupazzo. La ciccio fuori, ve la faccio vedere e poi buona. Non è che la tiro fuori in due cazzo di secondi, Madonna santa. Vi dico però questo. Vi dico però questo. Non per farvi spazientire o per farvi rattristare, però è estremamente morbida e profumata. Sappiate soltanto questo. Questo è ciò che vi state perdendo in questo preciso istante, ok? Detto ciò, a posto. Allora, vi saluto. Detective Joe, poi abbiamo Jadux, Sienna Guy, Dambretta, Daxin, eccolo lì. Horizon Ken, The Python, Ghost Girl, Becky, Kingslayer, Ops, Guerriera Celtica, Selvaggia, Ritornello. Poi, che cazzo è successo? È scoppiato il cane. No, via da lì. I cavi non li devi toccare, devi imparare un po' da educare, esatto, infatti, è quello che sto facendo. Robby, poi, chi altro? Gahale, Devil, Isabello, Verdluz, Kava, Kira, Blue Jeans, Blue Jade, ce l'ho fatta, Gesui, Davidic, Silesia, Sakura, Sheishin, Miofen o Miopen, dipende. Hayol e l'ultimo, ma non ultimo, forse sì, Enjoy Skuma. Mi stiace rotto Valhalla. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo giocare direttamente a Dredge o guardiamo o reactiamo al trailer di Zelda Tears of Kingdom, che dovrebbe essere appunto il terzo trailer ufficiale. Tanto dura 3 minuti e 54, porca troia. E come un cerotto, eh? Strappiamo via il dolore? Il dolore dell'attesa? Perché questo è il dolore dell'attesa, che è essa un piacere. Vi va? Dopo giochiamo a Zelda. Dopo c'è Indie Night con Dredge, va bene? Gioca e reactiamo al trailer, dai, va benissimo. Eccoci. Si sente? Sì che si sente. È come un soffio di fiato, eccola qui, la terra. La terra che tanto stiamo aspettando, che si ambisce ad esplorare. Stavolta però, al di là dell'orizzonte, con quella che è la soundtrack dell'Hobbit, ci ritroviamo qui. Sopra. Siamo un po' più in alto, un po' più in là. Mi piace il po'. Credeteci o no, ma una volta mi sono svegliato così. Avevo il paracadute, tranquilli. Zelda, Tears of the Kingdom. Le lacrime del Kingdom. Perfetto, bravi. Sono piovuto tipo meteorite dal cielo. Un dono. Ecco, una cosa che un po' mi perplime è il fatto che sia esattamente sempre Irule, sempre identica, e quindi boh, vedremo. Però, c'è tutta quella componente al di là, ancora. Sono curioso di vedere che cazzarola faranno. È più un trailer sulla mappa. Le lacrime del regno, sì, lo so, ragazzi, lo so. Va chi c'è? Amore, finalmente? Un problema in meno? Possibile. Che bella! No, aspetta. Che figata!
Quella era una... Scusami. Ma questa qui è una... Com'è che si chiamano quelle... Quelle robe che ti metti addosso per volare, no? Non i pigiama. Quelli, come si chiamano? Dai. Il mantello. Le tute alari, grazie. Non mi veniva... Le tutine. Ah, si sta sminchiando l'audio. Sappiatelo che... Sappiate che oggi non so che cazzo c'ha la mia tastiera. Che figata. Sembra molto più dark e molto più maturo. Zelda. Adesso mi incazzo. Ah, in italiano. Scusate un attimo, ragazzi, perché veramente sta storia dell'audio mi fa svalvolare ogni volta che si abbassa da solo. Ok, eccoci. Ma anche voi, ma ci affideremo a Link e alla spada che brandisce. Alla spada che brandisce. La nostra ultima speranza. Link. Ah, un nuovo taglio? Link! Bella, molto giapponese quest'intro. Aveva attaccato uno scudo a una spada? Il coltello chiave, torna. Mamma mia, che figa. Il gameplay sarà di una... Sarà di una... Avrà una volontà tutta sua, di una potenza... Incredibile, non vedo l'ora, ragazzi. Guarda che roba. Bellissima anche la soundtrack, comunque. Peccato che lo giocheremo su un cellulare. So cosa devo fare. È qualcosa che posso fare solamente io. Io una visitina dall'ottico l'andrei a fare, perché sta personaggio ogni volta c'ha la pupilla che si muove estremamente velocemente. Estremamente velocemente. È la nascita di un mondo nuovo. Nei migliori cinema? Ragazzi, io non lo so, non so voi, ma questo nuovo Elden Ring mi ha già conquistato. Questo trailer è molto più figo dell'altro, comunque. Perché comunque ha mostrato tante parti del gameplay, molto la mappa, anzi, la prima parte praticamente era solo ambientazione, Link. E poi le spalle di Zelda. Vienimi a cercare. Vienimi a cercare. E il 12.5 andremo a cercarla. Del 2023, ovviamente. Quindi, bestiacce, preparatevi. PlayStation, no. Su Nintendo ci godremo questa meraviglia. Boom. Beh, figo. Oddio. L'audio che si sminchia. Cos'è che volevo dirvi? Ah, già che siamo andati su YouTube, domani esce il nuovo video della Svizzera, ok? E dopodomani esce God of War, così siete tranquilli e non mi rompete più le palle. Una programmazione un po' a cazzo per questa settimana, ma vabbè, quindi mi raccomando, Coop TV Plus per il video della Svizzera e Coop TV Live, classico per i gameplay, così esce tutto quanto e io mi sono lavato la coscienza e vaffanculo. E sono tranquillo, perché altrimenti mi ravanate le palle, me le sbucciate, tipo Clementini, uno spicchio alla volta. Purtroppo, ragazzi, lo sapete, i problemi che abbiamo avuto, adesso poi con l'altro cane, con i cani, sarà un po' un casino, quindi devo vedere anche per i gameplay di Tunic e compagnia bella, quindi preparatevi. Ma che cazzo c'ha l'audio? Perché si sminchia così? Ma che fastidio! Risolvi i problemi audio. C'è sta cazzo di tastiera che decide a un certo punto che non deve funzionare. Fatemela scollegare. Oh no. Pa, pa, ra, pa. Oh, speriamo che non si impalli più. Boh. Vabbè, giochiamo, dai. Dredge. Anche io ho avuto la bella idea di prendere due cani. E una volta anch'io mi sono buscato un cane nel ginocchio. Può capitare. Pa, 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 pa. Live su Prato Fiorito? È stato il nostro primo gioco che abbiamo portato, ragazzi. Si parte così, si parte con un budget ridotto. Boom. Continua. Dragaggio delle profondità. Allora, questo giochino, per chi non lo conoscesse, è un gioco che è gestionale di gestione d'avventura che si basa sulla pesca.
E voi direte, ma che noia, ma che due coglioni. Beh sì, avete ragione, però ha questa patina di mistero dal momento in cui c'è un set lovecraftiano, un'ambientazione lovecraftiana, di notte, quando la nebbia si alza, dalle acque escono cose che cercheranno di ghermirci e nel buio incularci. E fidatevi che è un gioco estremamente figo, perciò buttiamoci. Allora, questo era il nostro carico, abbiamo, se non erro, da cercare i cimeli, giusto, da prendere il legname e la ferraglia per un NPC di cui francamente non me ne frega un cazzo, trovare un granchio violinista, perché il granchio comune l'abbiamo già trovato, a sto punto magari gli molliamo giù due spicci e poi boh, basta, abbiamo i messaggi, ne abbiamo trovati due. Dell'enciclopedia, vediamo quanti pesci strani abbiamo trovato. Ah, abbiamo trovato tutte e due le aberrazioni dell'anguilla grigia. Beh, che culo. E non abbiamo letto però l'aberrazione del calamaro covatore. Da un nucleo centrale illuminato, racchiuso in una sacca gelatinosa, spuntano dei tentacoli. Gli altri nuclei restano dormienti. Ah, non ho capito. Vabbè, è una cacata in sostanza. Poi abbiamo lo sgombro grottesco. Vabbè, c'è un po' di roba da fare. Prima di però prima di mollare gli ormeggi, io vorrei vedere se posso comprare qualcosino, potenziarmi in qualche modo. Ho 249 monete, sto per starnutire e devo dire che ah, puzza di saliva al microfono, scusate. Ne vada. Devo dire che non mi ricordo un cazzo, quindi se voi avete memoria, se anche voi vi fate una dieta di omega 3, ecco, aiutateci. Allergico al lupo cecoslovacco? Ma non penso che si possa essere allergici a una razza specifica. Un'etnia, scusate. Andiamo a pescare. Che c'è? Che c'è? Cosa ho detto? Che sta facendo? Ha fatto la cacca? No, magari. Siamo dei malati. Siamo dei pazzi. Siamo dei... ragazzi, in questo preciso istante, dal momento... Aspetta che forse abbiamo lì... ah, già, avevamo il boost. Nice. Yeah. Però ogni volta che lo facciamo, se non sbaglio, evochiamo la bestia. E infatti... Cazzo succede? Ah, sta diventando tutto rosso. Vediamo se abbiamo cattato su un bel granchio violinista. Oh! C'è la... Mica è enorme. E come faccio a farcelo stare? Come faccio a farcelo? Qua, mettiamolo qui, va. Che bello che è. 15,90 cm. Fresco. Un granchio dalle dimensioni relativamente normali. Vabbè, saranno abituati a queste dimensioni a sto punto. La chela ha una forza incredibile, ma il suo braccio è fragile e può essere spezzato con facilità. Perché mai dovresti spezzare il braccio a un granchio? Povera bestia. Ah, no, dammi la matassa. C'è però su. Fanculo. E allora dai, andiamo a fare già la missione principale. Noi cos'è che avevamo nella stiva? Qualche un po' di ferraglia. Ci serve ferraglia e legno. Qua c'è questo vento arcano che non so dove ci possa condurre. Vabbè. I granchi sono malvagi? Sì. Sì, sono i ragni del mare. Ma io continuo a ripeterlo. Tutti i crostacei sono gli insetti del mare. Ok, la versione... appunto degli insetti, quindi teoricamente quando voi schifate quei paesi dove si gustano larve di calabrone o si mangiano delle croccanti zampette di scarafaggio, sappiate che comunque voi fate lo stesso quando vi mangiate i gamberetti o i granchi, perché sono la stessa fottuta cosa, anzi probabilmente anche più sporchi perché mangiano le feci dei pesci. Ok, che cazzo c'è in bocca? No. Indietro. Cos'è che devo fare? Ah sì, pescivendolo. Hai catturato qualche granchio? Sì. Ciapa qua. Olè. Quanto mi dà? 57 monete? Sono ricco. Questo andranno bene. Sono contento che quella vecchia NASA ti sia tornata utile. Puoi sempre comprarne altre qui o far riparare quelle danneggiate al cantiere. Allora, dipende da quanto costa comprarne di nuove. Ho un'ultima richiesta da farti. Come avrai visto, da queste parti alcuni pesci sviluppano delle strane malformazioni. Cosa credi possa succedere a una persona che mangia la polpa di uno di questi mutanti? Niente si ammala, impazzisce. Impazzisce.
Beh, forse. Ma io voglio scoprirlo e averne la certezza. Portami un pesce mutante, uno qualsiasi, ma che resti tra noi. Ma è subdolo, è bastardo, ci piace. La massa va ancora di due... posso usarla ancora per due giorni. Allora, sono già le 17.39. Io mollerei gli ormeggi e andrei a caccia di mutanti. Chi l'avrebbe mai pensato, eh? Una frase del genere detta da un pescatore. Eh sì, eh sì. Sotto banco? No, 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 è tutto alla luce del sole, più o meno. Allora, dobbiamo fare attenzione perché qua, di notte, una creatura ci perseguita, direi. No, che megafono, luce. Oh, là. Ma fa così poca luce la mia nave, non ne faceva di più. Che carina la mia barchetta, sembra veramente quelle che avevo nella vasca. È troppo bellina. È così... non lo so, quasi mi viene voglia di affondarla. È troppo perfetta. Dai, ma che... va, va, va. Guardala. Guardala! Pesce mutato. Attenzione, sgamato. Minchia. Allora, che pesce, eh? Quel pesce era Elon Musk, CEO del... oh, no, 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 Bonnie. Che cosa succede? Na, 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 na. Ah, è un calamaro. Bello. Ah, calamaro lacerante. Madonna, che questo fa proprio schifo. Porca puttana. Scusami, eh. Allora, in questo momento il gioco dovrebbe essersi fermato, se non sbaglio. Molteplici lingue si dimenano e si contorcono intorno a file di denti gialli e storti. È la descrizione dei miei parenti. Quelli della fila superiore sono piatti, come i molari umani. Bene. Bene. Poi io, a sto punto, vabbè, peschiamo ancora un po'. Che vuoi che sia. Almeno ci facciamo un po' di sordi nel mentre. Olè. Quanto mi piace sta cazzata di fare Tetris coi pesci morti. Mi piace troppo, ragazzi. L'ordine. Ah, un altro pesce mutato. Ui, bobò. Pesca grossa. Però ricordiamoci che dobbiamo anche andare a riempire il totem, con i pesci che troviamo. Voi mi avete detto che devo utilizzare i pesci mutanti, o non c'è bisogno che io li utilizzi, non mi ricordo. Qualcosa va... striscia nella stiva, no, ti prego. Oh, meno male. Ok, scarta questa schifezza. Mi ha contaminato un pesce che non è mutante, grazie al cielo. Ah là là. Per leggere la chat stavamo per morire tutti. Vanno bene gli sgombri normali? Ok, allora, niente, dopo pesco un po' di roba e la buttiamo lì nel totem e vediamo che cazzo succede. Per quello devo usare la tipologia di pesci che sono incisi nella roccia. Ah, ok, grazie, ok. Dopo andiamo a vederla e ce li segniamo. Sindaco, pescatore, cosa c'è? Sembri un po' turbato. È per colpa della nebbia? Da queste parti è normale, non c'è niente di cui preoccuparsi. Una buona nottata di riposo e domattina sarai come nuovo. Ma mi lasci perdere? Ma poi ogni notte viene a rompere i coglioni. Toh, c'ho dei pesci mutati. La madre. Ma quanti cazzo ne devo portare? Il pescivendolo prende il pesce anormale, lo stringe vicino al petto, torcendo nel corpo viscido con le mani. 50 sfumature di grigio. Sì, 53 monete, grazie. Dovrebbe andare bene. Eccoti il giusto ricompenso. Minchia, due componenti, subito. Anzi, c'è posso tutto. Come si fa? Posso prendere tutto? Ma una alla volta, non c'ho voglia, non c'ho voglia. Hai sentito? Sembra quasi un lievissimo sussurro. Eh? Ascolti, mi dà del lei? Silenzio. Nella quiete della stanza, le mani del pescivendolo iniziano a tremare. Il suo volto rivela un'espressione angosciata. Ti prego... vendi ciò che devi, poi vattene. Devo occuparmi di questa creatura, presto. Allora, vabbè, vediamo tutto il pesce. Olè, altro pesce mutato a lei. Devo dire che gli ha fatto bene sto sushi. La porta del pescivento lo sbatte alle sue le spalle mentre te ne vai. Senti il suono raschiante di una barra metallica che l'attraversa. Che cazzo ha combinato? Ho ucciso il pescivendolo? Ottimo. Ottimo. Allora, riposa, ricerca, ricerca. Utilizziamo i due punticini che abbiamo per potenziarci e magari potenzierei il motore fuori bordo, ma che io ho letto furibondo,
perfezionato. Però devo capire come cazzo funziona. Oppure potenzio il motore a idrogetto. Se io potenziassi questo motore, ragazzi, dovrei comunque avercelo nell'inventario per poi avere questo potenziamento? O una volta fatto ce l'ho e vaffanculo, secondo voi? Anzi, per chi sa, va, senza secondo voi, che solitamente sbagliate, cioè, non c'è nulla di male. Avete il 50 e 50, però siete dannati un po', ecco, sfigati. Nell'inventario si fa il potenziamento? Secondo me è blu, ottimo. Sblocchi il motore, ma devi comprarlo. Ah, più 25, più 35. Il motore bielica. Lo devo comprare poi. Quindi qui devo avere... Ma quanti cazzo di potenziamenti? Sentite, dai. Facciamo questo, va. Così poi lo compriamo. E fa fangulo. Eccolo! 300, ce li ho. Ce li ho. 25. Questo lo posso vendere. Disinstalla. Olè. Non posso romperlo. Non posso venderlo. Mettilo al magazzino. Cazzo vuol dire. Via, al magazzino. E ricopriamo questo. 3 ore per installarlo? Polentina, la signora. Fatto. Fatto. Siamo a 119 monete. Faretto alogeno, che figo. Un faretto semplice ma affidabile. La sua lunga portata lo rende ideale per individuare i pericoli nella notte, cazzo. Merda. Nel magazzino abbiamo tutta sta cianfrusaglia. Ah già. Ah già, il legno e la ferraglia. Allora, intanto ripariamo tutto, va. Allora, andiamo al magazzino. Che cazzo sta? Qua. Dammi sta roba che dovrei darla alla tizia. Così almeno un po' di missioni ce le siano fatte. Costruttrice. Cosa cerchi? Cos'è che volevi da me? Cosa sai riguardo all'ar... Ah! Non posso mettere... La ferraglia e il legno nel suo inventario e poi trovare gli altri pezzi? I can't? Sti cazzi. Addio. Io la voglio aiutare la gente. La gente non ci fa aiutare. Che cazzo volete da me? Boh, vediamo. Anzi, no. Attracca. E dormi, va. Se no qui. Boh. Ma come va veloce? Che meraviglia. Spendi la luce. Ok. Che missioni abbiamo? Che non mi ricordo più un cazzo. Legname e ferraglia. Vediamo di... E si è abbassato il volume. Sto per scalerare. Sto per urlare. Sto per lanciare qualcosa contro il monitor. Ok. Sentite? Sì. Puoi fare le corse come le moto d'acqua, sì. Vado a sgasare adesso. Mai capite le moto d'acqua comunque. Mi piace quando nei film d'azione i tizi con le moto d'acqua vanno sotto la superficie e poi cicciano fuori tipo Free Willy. Ma poi uno scoglio li coglie e muoiono. La parte soddisfacente è appunto quella. Prendersi cura del proprio motore al cinema. Ok, questo è mio. Mi è venuto in mente Baywatch. Non riesco a togliermi la sigla dalla testa. Eccolo qui. Allora, questo è l'obelisco. Dall'acqua fiora una lastra di roccia con sopra rudimentali simboli raffiguranti due lische di pesce. Delle lische di pesce. Allora, e abbiamo messo pesci che non c'entrano un cazzo con quelli che abbiamo qua. Sgombro. Questo penso sia il merluzzo classico. Questo non so che pesce sia, però. Quindi tutta sta roba me la devo riprendere? Me la riprendo e la vendo, ragazzi. Che ci devo fare? Però non ci starà mai nell'inventario. Allora, questo lo metto così. Questo lo metto qui. E... Ottimo. E questo lo metto qui, e questa la sposto, questa la metto, se io questi la metto, scarta. Sì, l'ho fatto, l'ho appena fatto, ragazzi. Guarda bene il logo sulla pietra.
Ah, quindi è qua che si vede. Credo sia... Aspettate. Credo sia... superficiale, dovrebbe essere costiero. No, forse un superficiale. Eccolo qui, un merluzzo. Ma va bene la forma mutata o la forma classica del merluzzo? Come funzica? Classica? Sì, ho scartato 100 euro di oggetto, sì sì. Non penso ci siano gli euro qui, però... sicuramente la valuta è quella. Vabbè, iniziamo a vendere il pesce che ho, perché avrò scartato 100 euro. Però ho la stiva piena di merda, quindi dobbiamo svuotarla. Suppongo quella mutata. Anch'io avevo pensato di mettere nell'obelisco i pesci mutati, però a quanto pare no, ragazzi. Vabbè, se lo sapete meglio, perché così non perdiamo tempo. La porta del... cazzo, non posso vendere? È sbarrata all'interno. Merda. E dove lo vendo il pesce? E mo? Oh oh. E adesso? Magari se dormo... magari se mi faccio una bella... ah, sta bene. Che mal di testa lancinante. Ma ieri sei passato, non ricordo. A ogni modo, che posso fare per te? Compra tutto quello che ti vendo, senza fare domande. Tieni, altro pesce mutato. E vada a fanculo. Ho un anello d'oro, tra l'altro. Allora, mio magazzino. Tu vai qua. Tu vai qua. Olè. Perché quando ora ci moleremo altra roba, lo faremo. Andiamo a caccia di merluzzi e vediamo un po'. Non so quanti devo metterli dentro il totem, però voglio risvegliarlo in qualche modo, perché sono sicuro che accadrà qualcosa. Dobbiamo trovare sti cazzarola di merluzzi. Credo siano non questi. O forse sì, vediamo. No, no, sbagliato. Vai via, vai. Questi qua? Cazzo, come va veloce la barca, mi piace. Esatto. Questo qua lo vendiamo, perché è bello grosso. E gli altri invece? Non sono capace. Sto sudando, voi non avete idea della... Non sono mai stato bravo con la logica. Ecco. Ma voi non avete idea di quanto mi sia difficile in questo momento riuscire a incastrare i pesci. E non avrei mai pensato di dire una frase del genere in tutta la mia vita. Questo, però questo lo dobbiamo solo al magico mondo dei videogiochi. Boh, basteranno, figa! Andrà bene? Penso di sì. Sta stiva funziona come un puzzle. Eh beh, sì, quello è il concetto. Abbiamo pescato i pesci abissali, no? Perché ancora non abbiamo la... oceanici, non abbiamo ancora la lenza. Vediamo un po'. Allora, questo lo piazzo qua. Questo lo piazzo qua. Questo... ho sbagliato. E come cazzo faccio, ragazzi? Non ci staranno mai i merluzzi qua. Questo non lo metto qua, l'altro lo metto qua, questo lo metto qua, uno lo incastro qua, è geniale. Questo qua e questo qua. Olè! Un'onda travolge i pesci e li spazza via. Quando le acque si ritirano noti che c'è qualcosa si è incastrato nella roccia. Mulinello tendineo. Ah, ci danno armi? Un mulinello manuale che presenta un lungo tendine elastico. All'altro capo è attaccato un rozzo amo fatto d'osso. Si installa tutto. E come funziona? Cosa ci posso pescare questa roba? Scusa, fai vedere. Costiero superficiale. Ah! Ma che figata! Ma cioè, con questo faccio due tipi di pesca differenti. Ma questa è una figata. No, ma che meraviglia. Questo è un aiuto della Madonna. Ma quindi posso, volendo ancora, sbloccare un'altra periferica, un'altra arma, un'altra canna? Cioè, nel senso, Twitch, contestualizza. Si tratta della magica... attività della pesca. No, non posso più fare un cazzo. Me ne vado.
Vabbè, qui si sarebbe un pesce mutato. Top 10 canne sbloccate. Sarebbe un video che gradirei tantissimo vedere su YouTube. Ma prendilo, non c'ho voglia. Ecco, adesso tu devi dirmi come fai a battere una frase del genere. Non puoi farci nulla. Ecco perché è la frase preferita del maestro. Puoi solo rispondere, ah va bene, è per forza. Se vuoi pescare delle specie specifiche, consulta l'enciclopedia o l'enciclopedia. Potresti trovarci le informazioni che cerchi. Ma che cazzo vuoi da me? Vendi. Olè. Ora. Il mio magazzino. Il mio ragazzo. Poi, ragazzi, parleremo del nuovo cast di Harry Potter scelto dall'HBO. Preparatevi perché c'è da ridere. Sì, perché stanno facendo una serie. L'HBO sta per fare una serie su Harry Potter. Confermata e aggiudicata. Perché non bastavano 20 anni di Harry Potter. Ne vogliono altri 10. Come faccio a disinstallare sta cazzata? Così. Olè. E disinstalliamo anche questa. Così. Olè. A sto punto. No, questa dovrei metterla di qua però. E qui metterci la... Aspetta, mi è venuta un'idea. Sto sprecando tanto di quel tempo. Ma sti cazzi anche direi. Tanto siamo al molo. Allora. Ma ho sbloccato solo queste due canne? Bene. Potrei potenziare sta roba. Spazi per i motori? Nah. Spazi per le canne? Nah. Spazi per le reti? Nah. Spazi per i motori di nuovo. Non so che cazzo fare, ragazzi. Poi vedremo. Dormiamo, va? Ma dormi seriamente? Continuo a svegliarmi, ragazzi. Devo fare un controllatino alla prostata. Ok, ci siamo. Sono le 6 del mattino. Boom. Sì, ragazzi, stanno facendo una serie su Harry Potter. Allora, no. Che cazzo di... Due legnami e due di ferraglia. Ci serve del legname. Serve del legname. Non avrei mai pensato di dirlo in un gioco di pesca. Credo sia lì. È legname? Sì. Allora, facciamo più di una cosa insieme. Draghiamo. Mi raccomando, ragazzi, come ripeto sempre, non vi dragate. Ok. Guarda quanto spazio abbiamo. Che figata, che figata, che figata. È un'ottima run. Questa. Ok. Minchia, ho fatto il pelo. Ho fatto il pelo. Allo scoglio. A prua di tribordo. Commerciante. Benvenuto, hai trovato qualcosa di speciale di recente? Sì, un anello, toh. Come si vende? Con F di vendi. Buono, 15 dollari. Minchia, mi sprecate proprio. Vi ho un po' di roba. Questa la mettiamo qua e andiamo a parlare con la signorina, così facciamo anche l'altra missione. A posto. Stiamo facendo una missione dopo l'altra. Quanto spazio ho nell'inventario? Ma sì, un po' di platessa, la prendiamo? Quanto occupa questa? Forse 4 spazi. Non sono sicuro se ci sto. Minchia, ma è enorme sta roba. Merda. E non vai via? Cosa? Vai via. No, non posso. Scarta, dai, sei libera. Mi piace, ragazzi, faccio pesca sportiva. Penso sia il modo più legale per torturare un animale, la pesca sportiva, però alla gente piace. F di vendi e V di acquista, assolutamente. Avevi una missione da sbloccare sull'isola minore? Ma perché definirla minore? Allora dopo ci andiamo, grazie Lucy. Pensateci molto attentamente. La pesca sportiva, che cos'è? Un po' come la caccia sportiva. Però un po' diverso, lì è definitivo, diciamo. Costruttrice. Ah no, devo portare... Ma che pirla, devo portare... Sta roba la devo portare all'isola, non devo darla a lei. Aspetta, molla gli ormeggi. Dove cazzo è l'isola?
Forse lo vedo dalla mappa. Midolla minore, isola Rocca Nera. Qui devo andare. È qui che devo andare. Figa, mi ricordo le cose, allucinante. Dicevo, pensateci molto attentamente. La pesca sportiva. Cioè, tu da pesce cosa devi provare? Sei lì, che bellamente te la nuoti nel tuo consueto oceano. E non solo. Sei anche una figura molto importante, diciamo, tra i tuoi cari amati amici pesci. Quando all'improvviso una succulente esca davanti a te, danza nuda. A quel punto, diciamo che sbavi e decidi di buttarti. E abbocchi all'amo. Quindi tirato via, estratto dalle acque, provi per la prima volta il freddo, perché i pesci non provano il freddo, se ci pensate. E non provano neanche il caldo. Per la prima volta però provi qualcosa di estraneo. Soffochi per 10-15 minuti, tempo che il tizio si faccia una foto con te, e poi ti rigettano in acqua, ma con un buco qua dentro, e la dignità a pezzi. Deve essere una figata. Un'esperienza bellissima. Pensate al pesce che torna e dice: non hai idea di quello che mi è successo. Cos'è sta roba? È già notte. Roba preziosa. Fibbia di bronzo. Una fibbia. Bene. Minchia, notte. No, no, non di già. Ma si stanno facendo più aggressive le visioni, gli incubi durante la notte. Allora, ragazzi, io non mi ricordo più quale cazzarola è la missione. La tizia mi diceva di andare a quale isola? Ho parlato con la costruttrice sul molo della midolla maggiore. Continua a dire che... mi ha chiesto aiuto per portare materiali a Punta Acciaio, un'isola a nord. Un'isola a nord. At the north. Quindi... è qua. Figa, c'è pure la X. Abbiamo vinto. Merda. Oh. Ha cerchiato. Bene. Per la missione devi andare alla X. Grazie, ragazzi. X rossa, lo so. Però facciamo che non lo facciamo di notte, va? Hai rotto il cazzo. Riposa, gli incubi, bla bla bla. Ma l'ho capito. Abbiamo qualcosa da vendere? No, ho sbagliato mercante. Merda, vabbè. Vabbè, dormiamo, dai. Boom, 6 del mattino. Che tanto sei costretto a svegliarti alle 6 del mattino. Come ogni pescatore, d'altronde. Ecco, guardate la cosa figa. Se notate, quando è notte, non vediamo gli scogli e delle volte ci compaiono davanti. Però se voi vi ricordate la posizione di questi, tipo in questo caso... perché non credo che siano randomici e compaiono a cazzo. Praticamente spariscono, è come se tu non li vedessi. Poi all'improvviso te li trovi davanti. È figa come roba. Credo, però non vorrei dirmi inchiate. Devo andare di qua. Bene, si è impallato il gioco. Questo sindaco è sempre qua, assolutamente. Ma tu ti ricordi la posizione degli scogli? No, ma questo è un altro problema. Non stiamo parlando... allora. Di per sé... ma non stiamo parlando di me, stiamo parlando degli scogli. Non ho capito. Dovrebbe essere questa. Mucchio di materiale. Costruttrice che desidera questo. Questo. Ferraglia. Altra ferraglia e una fetta di culo. Dovresti informare la costruttrice. Ah certo, torniamo indietro da lei. Però, già che ci siamo, rifacciamoci dei materiali, che qua c'è roba, perché mi gira un po' il cazzo. Francamente, mollargli, perdere tutte ste... sto ben di Dio. Olè. Così. Ok. Merda. Sono un pro. Mica l'ultimo. La madonna, un calice. Il sacro Graal.
Questo? Altro legno? No, stoffa. Vabbè, sappiamolo su. Non serve un cazzo, però non ho ben capito cosa serve la stoffa. Penso a potenziare le reti. Genio. Il cotone, ragazzi, è irrepelibile nell'oceano, d'altronde si sa. Colto a mano. Mi fermo qui, forse è meglio che non vada avanti. Ok, altra stoffa. Ed è subito notte. Qui c'era da racimolare altro. Chilo. Qualcosa si muove nella notte. Sono io. Se ne entro oggi però, eh. Devo potenziare la velocità di accattaggio. È così che si dice. Altrimenti ci metto una vita ogni volta per prendere le cose. Oh Cristo, come sto usando male i miei spazi. Ce la faccio a prenderlo? Allora. Aspetta. Ci siamo. Non posso. No. Come si. Sposta. Posizione. Ruota. Scart. Ma fa. Non puoi. Ma sostituiscimeli. Non mi fa sostituire. Oh cazzo. Sento un suono orribile. Che è stato? No, 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 no. Oddio. Oddio, no. No. Vattene. 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 La bestia. È qui. Però sono più veloce stavolta. Non può nulla. Il faro, veloce. Ma ci beffiamo di lei? Ma sì, ma dai, ma perché no? Cos'è che suona? C'è qualcun altro che sta suonando. Non mi segue più. Toh, l'ha capito. Con la barchetta non si fotte. È giusta la strada? Io che cazzo ne so. Hai giorno. Bom. Ok. Costruttrice. Ah. La devo portare. Ah no, aspetta, allora facciamo una roba. Facciamo dopo. Ma devo spostare. Devo proprio portarla in giro. Ma questa cazzo, porca. C'è da arrabbiarsi, effettivamente. Allora, il mio magazzino. Cioè, questa gli ho costruito una casa a mani nude, senza martelli. Ho battuto i chiodi coi pugni, con le nocche, ok? E adesso me la devo portare pure in giro. Non è un po' troppo? Ah. Guarda, siccome mi stai sul cazzo, ti giro al contrario. Toh. Buon viaggio. Come sono conciato? Vediamo un po'. Eccola qui. Osserva l'orizzonte con una certa con una certezza ferrea che non tornerà mai più a casa. L'ho sbagliato. Vabbè, dormi un'ora. Vabbè, ci siamo fatti una bella penichella, mentre che lei, al contrario, dentro la stiva, aspetta di essere portata. Sempre lì, no? Sì, penso di sì, devo riportare la punta acciaio, giusto? Sì. Voglio seguire poi questo vento, perché vedete che ci sono ste. C'è sto vento qua che è strano. Ha un luccichio particolare, secondo me ci porta da qualche parte. Se lo seguiamo ci conduce da qualche parte. Vendi il calice, giusto? Adesso lo facciamo. Una roba alla volta. Devo andare un po' più veloce perché mi sto rompendo i coglioni. Qual è la parte noiosa del gioco? Stare sulla barca. Oh. Ok. Ah. Cosa andrebbe? Grazie caro, però non ti permettere. Dammi un po' di tempo per costruire tutto quanto, puoi tornare quando vuoi. La donna apre la cassetta degli attrezzi e ne estrae una manciata di arnesi. Prendi, è sempre bene averli a portata di mano. Ah però. Altri due punti per potenziarci, male non fanno. E leviamoci dal ca. Andiamo a vendere quello che abbiamo. Quanti soldi abbiamo? 313. Un numero fortunato. Allora.
Però voglio abbandonarlo. Voglio partire per nuovi lidi. Quindi da adesso, ragazzi, vendiamo quello che dobbiamo vendere. Anzi, proverei a vedere se riusciamo con i soldi che abbiamo a prendere un altro tipo di lenza. Perché mi piacerebbe prendere una lenza oceanica. E qua c'è un pesce mutato, ciappiamolo su. Che magari è una nuova mutazione. E vorrei partire per andarmene e non tornare più. Che cazzo sto facendo? Madò. Platessa crivellata. Cristo, che meraviglia. Pare la mia schiena. Pelle flaccida costellata di innumerevoli cavità. È proprio uguale. Al di sotto si espande una massa informe di punti neri. Ok. Ancora, dammi di più. Grazie. Boom. Ma come cazzo lo metto il pesce io nella mia stiva? Ma non ci stanga? Oddio, suono di Metin. Di Sacred. Ah! Oh! Ah! Oh! Oddio, che goduria. Ah! Oh! Cazzo, è già notte. No, dove vai? Devo vendere la roba. Ok. Quando mettevi l'abilità in Sacred faceva quel suono. Continuo a leggere il mio ragazzo qua ogni volta. Padre di tutto. Come padre di tutto? Padre in lutto. Padre di tutto. Odino. Commerciante. Ah. La fibra non gliela posso vendere? Perché non gliel'ho venduta? Forse. Cazzo, forse era una. Cazzo, forse era una missione. Era una missione. Salve, va tutto bene? Hai saputo di qualche naufragio avvenuto qui intorno? No. Beh sì, vedi, il mio unico figlio si è disperso in mare qualche anno fa e è ancora lì da qualche parte, uno dei relitti, tutto solo nell'acqua fredda e oscura. L'uomo fa di tutto per trattenere la commozione ma non riesce a nascondere i sussulti di dolore. Mi stavo chiedendo, ho notato che hai installato sulla tua imbarcazione l'attrezzatura da dragaggio. Magari potresti recuperare alcuni dei suoi averi dal relitto, credo che sarebbe più tranquillo che... Indossavo una cintura con una fibbia di bronzo. Delle incisioni particolari, la riconoscerai tra mille. Ti sarei molto grato se tu la trovassi. Come glielo spiego che l'ho venduta al rigattiere più vicino? Racconti di aver venduto la fibbia incisa al commerciante. Hai venduto? Oh beh, magari era la sua, forse. Farei meglio ad andare a vedere prima che la fonda. Ah, l'uomo si precipita inciampando, trafelato dal commerciante. Beh, tutto è bene quel che finisce bene. Leviamoci da qui perché sto posto mi mette tristezza. Andiamo a vendere il mio pesce. Salviamo, dormiamo e partiamo. Non facciamo più ritorno. Povero papà in lutto. Povero papà di tutto. Mi pare che gli sia passato accanto. Sì, con la fibbia in mano. Ecco, ho da vendere questa, vecchio. Ma quella è la fibbia di mio figlio disperso? Ah sì? Allora vale di più. Chiedo più soldi. Che valore ha? Un valore sentimentale. No, devo dormire. E riposa. Abbiamo veramente passato una notte. Una nottata insieme. Mola gli ormeggi. Olè. Allora. Ho danneggiato lo scafo. Perdonatemi, devo ripararlo. Non siate come me. Non fate come me. Non sbagliate. Ripara tutto 30. Figa. 30 monete buttate così. Adesso magari non facciamo lo stesso errore. Olè. Sì, è stata una manovra evasiva, effettivamente. Allora, dove volete andare? Scegliete voi. Spina del diavolo. Spiaggia storta. Bacino stellare. Oppure scogliere burrascose. Potenziati? Vabbè, però... Ah, c'è una X alle scogliere burrascose. Beh, effettivamente. E allora andiamo lì. La spina du demonji, non lo so. La spina del diavolo mi ispira. Come volete, ragazzi.
Però c'è... attenzione perché c'è un obiettivo alle scogliere burrascose, Ma posso farmi la nuova... Ma cazzo, ma posso potenziarmi? Intanto scegliete, intanto voi scegliete. Bacino di carenaggio. No. Ricerca. Ui, la madonna. Canne, nasse, canne. Questo. Mulinello idraulico per la pesca oceanica. Mangrovia costiero vulcanico superficiale e costiero superficiale mangrovia vulcanico. Mi pare un po' troppo. Facciamo questo. Abbiamo ancora un punto e potenziamoci questo che ci dà il 50% in più di velocità a sto punto. Vediamo se posso acquistare dalla maestra Dash. Oh, 410. Vaffanculo. Ok, adesso dovremo poter pescare dei pesci oceanici che sono leggermente un pelo più ingombranti. Tipo, facciamo una prova. Se adesso andando verso... Ah, cosa dove deve andare? E fate partire un sondaggio a sto punto, ragazzuoli. Dai, moderatori, fate partire un sondaggio. Spiaggia storta, spina del diavolo, bacino stellare, scogliere burrascose. Votate, votate, votate. Nel mentre pesco un bel pesciolozzo. Qua dovrebbe esserci... C'erano gli squaletti qui. Eccoli. Questi li avevo già pescati nella mia partita su PlayStation. Me li ricordo perché sono... Cosa sono quelli, tigre? Questi dovrebbero valere tra l'altro un bel po'. Wow. Squalo bronzeo. Pensa mutata sta roba, che cazzo è. Allora abbiamo uno squalo stronzeo, irideo. Forse qua ce ne sta un altro. Ma ho pescato le ultime due specie, gli ultimi due esemplari di questa specie. Mi sento leggermente in colpa. Sì, ma che cazzo ce ne frega. Qua. Oh, dai. Nel mentre ci facciamo un po' di soldini. La maggior parte di voi sta scegliendo scogliere? Ah, però. Ah, però. Pesce mutato? No. 28 cm, 80 di pesce. Trofeo pescato. Boom, baby. Ok, andiamo alle scogliere, dai. Il 69%, l'mao, per 100 di voi ha deciso di andare alle scogliere. Ed è lì che andremo. Ho 230 monete. Cioè, allora, non so se è chiaro, ma il pesce, lo squalo bronzeo vale 100 a squalo. È tantissimo. È tantissimo, ragazzi. Qua si farma potente. Allora, sono le 17:52. Non so se faccio in tempo, però mi piace il rischio, mi piace l'idea di dragare di notte. E andiamo. Allora, quindi devo andare da qua. Un po' di luce. Olè. E via per le scogliere. Madonna. Sono le 19:50 e tutto va bene. Le luci nuove, Dino. Costicchiano, eh. Ho 332, non so se ce la fo. Ho visto luccicare qualcosa. La pietra mormora sommessa agitando l'aria che la circonda. Posa la mano sulla pietra. Non accade nulla. Merda. Ho visto qualcosa luccicare dietro questo scoglio. Si è acceso un... Ecco appunto. Una nebbia viola. Come cazzo funzionerà sta roba? Ancora non l'ho ben capito. Ma è la strada giusta. Sì. C'è una città lì. Che figata. E... due città. Una qui e una lì. Nice. Ho sentito uno strano suono. Bene. Si è mutato di nuovo il PC da solo. Ottimo. È proprio il posto giusto per farlo. Ma vaffanculo, va. Ma perché fa sta stronzata? Scusate, Ok. Che pazienza. Che cazzo c'è sott'acqua qui? Ah. Cosa sono queste? Ci sono dei puntini sott'acqua. Cosa sono? Abissale, acque agitate. Ci sono i pesci abissali, che fighi.
Devo capire come funziona questa iridescenza qua. Che cosa provoca al mio personaggio, al di là del panico, perché francamente... Sti cazzi. Andiamo a dormeggiare lì? Bene. No, no, no. Vabbè, un piccolo danno allo scafo, che vuoi che sia. Stanno entrando fiotte d'acqua. Eccola lì la missione. Ma noi ce ne sbattiamo. Io me ne sbatto. Pesce nuovo? Cazzo, era l'estero. Salmone. Salmone bocca nera. E bocca buona. E ho trovato la sua mutazione. Il salmone bocca marcia. È offensivo, eh. È un pelo offensivo, eh. Questa roba dovrebbe valere un bel po' di soldi, eh. Teoricamente. Non dovrei pescare a quest'ora. Ma me ne... Che cazzo succede? Vabbè, sta arrivando l'alba, quindi sono salvo. Ah, non è una città, è un molo. Cioè, è un... Che cazzo è? Una chiatta. Con un'altra navetta. Figo. Attenzione, mercantessa itinerante. Ma non è quella, è quella di Gorillaz. E là, un volto nuovo. Scommetto che sei un pescatore, eh? Perfetto, beh, andremo d'amore d'accordo allora. Voglio affondarla. Sono viaggiatrice e mercantessa. Avranno una sindachessa in questa città. Due al prezzo di una. Se hai del pesce, te lo compro volentieri per rivenderlo nei prossimi villaggi in cui mi fermo. E dirò anche che l'ho pescato io. Mi pare un po'. Anche giusto. Come te, trasporto un piccolo carico di attrezzaturessa da un posto all'altro. Puoi esaminarla e vedere se c'è qualcosa che ti interessa, se ti va. Grazie. Torna a trovarmi quando sei pronto a negoziare. Buono. Posso venderti il mio pesce? Cioè, nel senso... Su questa parte del pontone compro ogni sorta di pesce che tu mi voglia vendere. Inoltre ho anche una scorta di nasse in vendita. Buono. Stai zitto. A lei. Bacino galleggiante. Miglioramenti della tua imbarcazione. Ah beh, ma è praticamente un mercante... Ma si sposta da zona in zona? È collassato l'audio ancora. Stasera, figa... Insopportabile, veramente. Niente. Devo scollegare la tastiera, ragazzi? Mi sa che sono i driver della tastiera che si sminchiano. Avete pazienza? Ancora 5-6 minuti. Olè. Dovrebbe riprendersi. Credo, spero. A posto. Cantiere. Molti di questi strumenti sono parecchio pesanti, perciò non li scarico ogni puntone, ma puoi sempre salire a bordo vedendo la attrezzatura che... sempre la stessa roba, costiere superficiale, ma io tanto già sta roba ce l'ho. Ha un motore interessante e ha le luci. Le compro, dai. E come... Ma che... Ed è... Rimborso? E rimborsa. E allora, disinstalla sta roba. Metti la magazzino. Disinstalla. Ah, posso venderle. E vendi allora. Ci siamo rifatti di un po' di soldini. Aspetta, allora, il magazzino, ciappa su questo. Mettilo alla stiva. E vendi. Sto suono mi sta irritando. Mi piacerebbe tornare all'audio mutato. Posso vendergli anche queste cose? No, il motore non li posso vendere. Però. Posso vendere però le canne, ma si possono rompere le canne? Boh. Mi sta abbassando il volume ancora! Ma per quale cazzo di motivo? Che nervi! Ragazzi, voi che siete esperti di PC, si vede. Avete questa propensione, avete la faccia di un esperto di informatica. Mi potete dire un modo per disattivare... Perché io ho la tastiera della Razer che ha la possibilità di alzare e abbassare il volume. Solo che si deve essere rotto qualcosa. Non so che cazzo sia successo. E ogni tanto il tastino per abbassare la rotellina per abbassare e alzare il volume lo abbassa e lo alza da sola, senza che io tocchi niente. Ma neanche per errore, proprio lo fa da sola. C'è un modo per disattivare quella stronzata? Almeno me la levo.
Guarda, ancora! Non ho toccato nulla! E si abbassa! Che fastidio! Cioè, che cazzo sta succedendo? Avrò rotto la tastiera. Oppure non ho inserito bene Jack. Jack! Vabbè, mollo gli ormeggi, va. Si deve essere sminchiato qualcosa dentro. Ah, boh. Adesso la scasso e facciamo prima. Che dite? Ok. Sto provando manualmente ad alzare il volume della tastiera, sperando che si scastri il tasto, se si è scastrato il tasto. Forse c'è un modo per spegnerlo per sempre. Ah, c'è il tasto rompi il computer. Rompi il tuo computer. Molla sti cazzi di ormeggi, levati, va. Ai ai ai. Sto anche impazzendo, sono leggermente svalvolato, dovrei dormire. E c'è ovviamente un tornado. Vabbè, dormiamo, va. Facciamoci una nottata in cabina. Una giornata in cabina. Ronfa, ronfa. Param pam param pam pam. Direi di staccare la rondellina con una pinza, possibile. Ma questa è una missione. Devo fare quattro chiacchiere. Hai bisogno di aiuto? Un pescatore vuole aiutarmi, ottimo. Sto cercando di tenere traccia dei luoghi dove vengono avvistate le varie specie di pesci. Ne ho registrati la maggior parte durante i miei viaggi, ma ce ne sono alcuni che non sono riuscito a rintracciare. Ah, quindi non è solo una mercantessa, ma è anche una ricercatricessa. Ratopo. Ti andrebbe di condividere con me le tue informazioni? Certo. Grandioso, i pesci devono ancora... Pesce remo, anguilla, pellicano, pesce tigre, golia e il... Celacanto. E il celatiro. Non c'ho voglia di chiedere tutto. Dov'è il pesce remo? È longilineo e fragile, suppongo vive in acque profonde. Dov'è l'anguilla pellicano? Vive negli abissi più profondi, devi utilizzare la roba per gli abissi, vabbè. Il pesce tigre golia è davvero spaventoso, caccia in acque torbide e paludose. Buono, quindi sarà, ognuno sarà agli estremi del mondo. A dirla tutta non ho idea di dove trovare i celiacanti, ma hanno un che di primordiale, non credi? Vabbè, lasciamo perdere. Ah! Ma... No, non ho trovato niente, infatti. Ma devo pescarglieli? Meo che cazzo ne so. Via. Toh, bel culo che c'ho. Allora, il mio obiettivo era qua, giusto? Yes. Ma... Aha. C'è una scogliera da rompere. Un cumulo di macerie in equilibrio precario. Per rimuoverlo ci vorremmo dei forti esplosivi. Ancora non abbiamo sbloccato la dinamite, il mezzo migliore per pescare. Un uomo anziano emerge dalle marcere di un edificio vicino e barcolla verso di te. È palesemente un siciliano. Eremita. Ah, salve. Non capitano molti visitatori da queste parti. Cosa ti serve? Questo luogo non sembra sicuro. Perché vivi qui? Ma che domanda è? Sai mica come posso rimuovere queste macerie? Ah. Ti servirebbero degli esplosivi per rimuovere degli scogli. Mio fratello Ingfell li produceva. Sai, per la caccia alle balene. Ah, operazioni spiacevoli, ma ora che non ci sono più balene, non credo sia ancora in attività. Cos'altro vuoi sapere? Ormai da un bel pezzo che mi ostino a resistere qui. Anche se a dire il vero, ultimamente sto riconoscendo la mia posizione. Sono stato felice qui per tanto tempo. Mia moglie e io abbiamo condotto una vita meravigliosa fino al crollo. Della vita o di tua moglie? Ora sono da solo, isolato da terra. Ah, della moglie. E mare. Solo con queste rocce tremanti al mio fianco. Posso aiutarti ad arrivare a Ingfell? Non è così semplice. Mio fratello non... Vedi, io vivo a Ingfell con mio fratello. All'epoca lui era un baleniere. Le cose andavano male. Litigavamo spesso, soprattutto per spartizione dell'eredità dei nostri genitori. Eravamo nel pieno della giovinezza e della stupidità. Così l'ho ucciso. Minchia.
quando io e mia moglie decidemmo di trasferirci qui, presi lo stemma, ma non mi devi raccontare tutta la cazzo di storia, presi lo stemma di famiglia, lo rubai a mio fratello, ora dopo tutto questo tempo non posso tornare a mani vuote. Ma chi se ne frega, dove si trova? E proprio questo è il problema, dopo il crollo della quella creatura, ha trascinato con sé le macerie delle case in cui i maledetti cunicoli, lo stemma è sotterrato insieme alle... Quale creatura, scusami? È una causa persa, lo so, ma nel caso lo trovassi un grande stemma che raffigura un osso di balena, significherebbe tutto per me. Lo cercherò. Ti ringrazio, ma ti prego, fa attenzione. Ah. Quindi, mo dobbiamo trovare... Trova lo stemma di famiglia nelle scogliere burrascose. Pesca pesci rari. E cerchi cimeri. Che missione è? Devo trovare i pesci di famiglia. Cioè, i pesci di famiglia. ho mischiato le cose. Ho unito le cose. Devo trovare un cimelio raro. Sarà qui? Guarda, Che è sto suono? Oh. Che succede? Che cazzo è sta roba? C'è una leggera tempesta. Una cernia! Che bella! Una cerniola! Che enorme! Ma non so dove vende lo sto pesce. C'è... Ah sì, c'è la... Sì, sì, c'è la china lì. Sì, ok, perfetto. Allora, dovremmo cercare questo cimelio. Aspetta, però, potrebbe essere... Potrebbe... Devo dragare? Potrebbe essere in qualsiasi punto di dragaggio, però. Dimmi che ho trovato il cimelio di famiglia qui, a 2 metri dal vecchio. Sacco di dobloni, però... Ci ho sperato, Ma che sta succedendo? Oh, minchia. Qui c'è da far scoppiare altra roba. Vabbè, immagino che quando faremo la missione per il vecchio qua... Uno di maceri, bla bla bla... Probabilmente poi potremo esplorare di più. A meno che ci dà... No. Non lo so. Questa è stoffa. C'è un'aura gialla sopra gli oggetti da dragare per le quest. Grazie, grazie mille, figa, grazie. Questo sì. Ma che cazzo di suono è? C'è qualcosa in acqua, ragazzi. È presto, però. Cioè, sono le 4:50. Non dovrebbero esserci dei mostri. Qualcosa mi sta dando la caccia? Allora, aura gialla. Per gli oggetti importanti. Allora, io sono cicciato fuori da lì. Se rientro da qui, dovrei riuscire ad andare dall'altra parte. Ecco perché si chiamano scogliere burrascose. Cazzo, c'è sempre... C'è sempre il vento. Madonna. Ci sono tornadi su tornadi qui. Va che c'è. L'ho trovato. Lo stemma di famiglia è palesemente qui. Oh. Che diavolo. È un dente? Stemma di famiglia. Hai fatto così. E in questo modo lo metto. Merda. Vabbè, scarta, va. Non so quanto valga, ma per adesso. Abbiamo trovato lo stemma di famiglia. Easy, easy. E c'è anche un pesce abissale. Vediamo se posso ciaparlo su. È un pesce abissale, scusate, un pesce mutato. Vediamo se ci sta. Non sono riuscito a prenderlo, ma non abbiate paura. Perché adesso, grazie alle mie capacità... E schifere. Non l'ho trovato. Boh. Arrivederci. Sono mezzanotte e mezza. E tutto va bene. Devo tornare da vecchio, non so come. Oh, la barchetta se la viaggia, eh. Ah, vedi, si è arrivati dall'altra parte. Allora, aspetta. No. Non far cazzate. Dai. Dove cazzo? Ok. Che pe... Ho visto qualcosa. No, leviamoci, ragazzi, non mi piace.
mi piace per niente. Dove cazzo? È un po' intricata sta zona, eh. Ah, ma questo è il suono del vento. Ah, ok, il caratteristico del vento, sì, ok. Nessun problema, allora. Ci siamo. Vai Dino via. Wow. Una maglietta, ci voglio una maglietta. No, oh figa. No, 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 no. No, via. No. 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 Minchia, no, questo mi ciuccia tutto il pesce. Cosa abbiamo qui? Dai, 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 veloce, veloce, veloce. La pietra trema di fronte a te. Dal suo interno risplendono simboli ignoti. Posa la mano sulla pietra. E mentre ci stanno ciulando tutta la roba sulla stiva, un brivido improvviso ti attraversa fino al midollo, risale il tuo braccio e ti... vabbè, insomma, visione. Un cuore di pietra avvolto da una coda serpeggiante, un corpo sinuoso si avvolge, i suoi denti raschiano il fondale marino. Si fa più grande, si scaraventa attraverso le scogliere scagliando le rocce nell'acqua, un occhio si apre su questo nuovo mondo. Damn boy. Quindi che cosa ho appena visto? È questo il villaggio? Sì. Non abbiamo più un pesce. Abbiamo un pesce, non è un pesce perché è grande quanto effettivamente la barca stessa, però c'è rimasto un pesce da vendere. Vendiamolo così vediamo un po' quanto ci fa. Ok. Olè, boh, non posso vendere anche altra roba? Cantiere, no. Ah no, no, ripara, ripara, ripara la roba. C'ho la barca distrutta. È vero. No. Cantiere. Sì, sì, sì. Ripara. Figa, 30 monete ogni volta. Bastardi. Olè. Ma qui ci siamo andati? Che bello. La città portuale. Mi sa che qua facevano le ba... Ah no, mi sa che qua ceppavano sulle... le balene, eh. Vabbè, evitiamo il tornado e torniamo dal vecchio. Se usi il megafono scacci i corvi. Foxteo, grazie mille. Ottimo, non lo sapevo. Ottima idea. Allora, eremita. Chi si rivede? Questo è lo stemma della tua famiglia? L'hai trovato. Non avrei mai pensato di rivedere questa meraviglia. Ora però ho un altro favore da chiederti. Lo porteresti a Ignafel da mio fratello? Digli che suo fratello è mortificato e che vorrebbe tornare a casa. E dove cazzo è Ignafel? E dove cazzo è Ignafel? Ma dove cazzo è la città? Boh, magari è sto molo qui. Potrebbero essere così rincoglioniti, eh. Potrebbero. Prova ad andare dentro la cascata. Ok, adesso ci proviamo, ragazzi. Baleniere in pensione. È incredibile. Credo che questo stemma sia tuo. Così, a caso. Santo cielo, non lo vedevo da... Quindi l'avevo perso lui, ok? Tuo fratello è mortificato, lo lascerei tornare a casa? Non so se mi ha fatto davvero arrabbiare Hernandez, va bene, però può restare nella mia vecchia bottega, almeno per il momento, ma avrò bisogno di tempo per sgombrarla. Nel frattempo forse potresti fare qualcosa per me. No. Vedi, da un bel po' che cerco di rimuovere alcune macerie, dei varchi tra scogliere per creare una scorciatoia con gli esplosivi. Ottimo, sono riuscito a sistemarvi una carica, ma le scogliere sembrano particolarmente precarie quel giorno. E non me la sono sentita di farla saltare. Devi soltanto recarti lì e farla esplodere, non è lontano. Nei suoi pressi ha posizionato alcune bandiere gialle. Non puoi sbagliare. Va bene. Sappiamo dov'è perché ci siamo stati poc'anzi. Che devo fare? Tornare dal vecchietto? E riportarlo indietro? Ma che due coglioni. Allora facciamo così. Andiamo prima a fare esplodere. Andiamo sotto la cascata. Andiamo a far esplodere la roba. Prendiamo il vecchio e lo portiamo dal tizio. Portiamo il vecchio e lo portiamo dall'altro vecchio. Allucinante.
Si può fare tutto, ragazzi, si può fare tutto. Dov'è che l'avete vista la cascata, però? Ma perché qua fa così? Porca puttana! Ma l'avete visto? Figa, mi ha rotto tutte e due le... Ma vaffanculo. Mi ha rotto tutte e due le lenze. Ma cos'era? Olè. Le macerie scompaiono in acqua. Dovresti informare il baleniere. No, non è quello il problema. Ho appena visto una bestia. Ma dimmi che me l'ha messo nel... Dimmi che nell'enciclopedia l'ho visto, per favore. Mi dice che cazzo è. No, no, non me lo fa vedere che bestia è. Come faccio ad abbattere quella roba? Ma cos'era poi? Sì, sì, io me ne sbatto completamente e ritorno là dove mi è morso il culo. Ok, sto risentendo lo stesso suono, perfetto. Allora, ci abbiamo sul vecchio. Eremita. Sai mica come posso rimuovere queste macerie? Hai saputo qualche naufragio? Cosa sta succedendo? Ah no, non lo devo ascoltare dal fratello. Merda, sta succedendo ancora? Oh cazzo, è lì, è lì, è lì, è lì. Ma cos'è? Ma guardalo. Porca puttana. Madonna. Madonna no. Ho sbagliato. Quindi qua sotto c'è sto affare. Ha un occhio solo comunque. Simpatico. Meno male che non c'è il permadeath, ma immagino che la difficoltà più alta è possibile che ci sia. Il gioco si finisce in 6 ore. Io non ne avevo la minima idea. Allora, 400 monete. Vabbè, ripariamo tutto. Devo rifarmi dei soldi, ragazzi. Dormiamo anche, perché sennò siamo freccati. E niente, torniamo dal vecchietto a dirgli io. Ho fatto saltare per aria una scogliera che ha gli stessi anni del tempo. Ma l'ho fatto per te. Mi piacciono ste scorregge del cielo qua nel mentre. Allora, ce l'hai fatta. Abbiamo sentito lo scoppio da qui. Un eco devastante. Sono sorpreso che... Nel frattempo ho finito di sgombrare. Vai a dire a mio fratello che può tornare a casa. Che tu coglioni. L'abitante di Ignifel, mentre cos'è che è? Hai bisogno di aiuto? Sto cercando di preparare un pasto speciale per la mia dolce metà, ma sto avendo qualche problema. Qui i gronchi stagionati sono considerati una rara prelibatezza. Saranno anche mezzi marci, ma se preparati correttamente sono deliziosi. Che schifo. Di solito li sotterriamo per lasciarli fermentare. Ah, come lo squalo islandese, che è un piatto tipico, che si fa fermentare nel suo stesso piscio. E poi si mangia. Ogni paese ha la sua cultura, ragazzi. Ma il nostro cane continua a divorarli e mangiarseli. Ha la faccia di un colpevole, eh? Ha la faccia di un colpevole. Vabbè, procuriamo sti gronchi stagionati. Dove posso catturare il gronco? Si trovano... hanno detto che abitano in tane e cunicoli fra le scogliere. Ah, forse mi servirà la nassa. Palesano soltanto di notte. Merda, no. Non c'ho voglia. Niente, è stato un piacere, signora, non ci vedremo mai più. Allora, che ore sono? Le 23, voglio andare a vedere sotto la cascata che cazzo c'è, ragazzi. Solo per voi. Così nel mentre dico anche al fratello che può tornare dall'altro vecchio. Ah, ma è ronco. È un vino italiano che sentirai. Eremita. Tuo fratello ti perdona.
Mi tolto un grandissimo peso dallo stomaco. Un fardello tanto vecchio che ormai l'avevo quasi dimenticato. Molto bene, ho preso tutto, sono pronto ad andare. Oh minchia, che pa... Ma lui lo mettiamo sdraiato perché è anziano. L'eremita sale a bordo con tutti i suoi averi. Le sue scarpe e il suo bastone, in sostanza. Tranquilli. Scafo danneggiato si perde... Eremita si perde tra le onde... È volato l'eremita fuori dallo scafo. Ma adesso, scusa. Ma no. Ma aspetta. Ma lo posso recuperare? Ma adesso. Ma come? Non ho più l'eremita. No, ma. E mo? Ma scusa, adesso? Ma come cazzo? No, ma... Allora, fermi. Se attracco adesso mi salva la partita. Quindi l'unica cosa che posso fare in questo preciso istante è questa, guarda, e ti faccio vedere. Ok, ok. Morire e ricominciare da capo. Scafo danneggiato, ci siamo? Mica, la vedo dura. Ok, perfetto. Carico come salvataggio. Guardiamo, guardate la genialità di quest'atto. Perfetto. Eh no, perché sono tornato... L'eremita è finito fuori bordo. E mo? Vabbè, un problema in meno a sto punto. Andiamo sotto la cascata. Ma questa musica è finita. No, figa. Ah, ma questa è la sua tana. Vabbè, ma che cazzo però. Ma questa è la tana. Quella lì è la tana. Ah. E come faccio conciato così? È infattibile. Vabbè, ma ammazzo così, ricominciamo. Olè. Hai ammazzato il vecchio, sì. Sarai sempre uno di noi. Cosa, un eremita? Allora, vediamo di non cascarci di nuovo. Ma mi sa che ci sto per cascare di nuovo, eh. Eh sì. Figa, è colpa mia. Non c'è niente da fare. Facciamo un giro dall'altra parte. Allora. Così già che ci siamo peschiamo su e ci facciamo un po' di soldini. Perché effettivamente ragazzi qua sto iniziando a perdere troppa roba. Ok. Ah, cazzo. Così. Che poi ho trovato un sacchetto pieno di dobloni. Potrei sistemarmi a vita, ma... Facciamo finta di niente. Almeno mi rifaccio dei soldi persi per le riparazioni che... A quanto pare... Mi piace cacciarmi nei guai. Così. Boh. Signorina... Scusi. Però è per un bel... Sai cosa mi piacerebbe mettere su sto... Su sta barchetta? Tipo i battelli a vapore. Mettere le pale. E farci una bisca clandestina. Mercato del pesce. Vendi tutto. Addio. Ci siamo fatti 117 monete. Minchia, quanto cazzo vale sta roba? Merluzzo. Cazzo, quanto vale quel pesce lì? 20? No, cos'è? Sì, era quello. Boh, vabbè, chi se ne frega. Cantiere. Ripara.
Boom. Ormeggia già. Alle 16:26, quindi ora che torniamo lì probabilmente ci sarà la fine di tutto. Ma nel mentre pesco. No, è sempre lo stesso cazzo di pesce, però che palle. Però aver potenziato la velocità della navetta si sente, eh? Si sente e si vede. Porgi le condoglianze al vecchio dall'altra parte. Non mi interessa, non è un problema mio. Il mare se l'è risucchiato, alla fine ce l'ha fatta. Si è risparmiato per tutti questi anni e poi arrivo io. Vedi? Non era il mare il pericolo. Non era il mare il pericolo. Allora, la cascata. Di qua, giusto? Mi avete detto entra nella cascata. Mi fido, eh. Oh, minchia. Oddio, oddio. Ah, brutti, brutti manigoldi. E c'è un pesceremo qua, lo riconosco perché è un mostro il pesceremo. Però c'è una cassa marcia, giace in cima a un cumulo di macerie in fondo alla caverna. Guardaci dentro. Metallo raffinato. È raffinato. Una solida lastra di metallo senza un filo di ruggine si potrebbe usare per migliorare notevolmente qualsiasi imbarcazione. Assolutamente sì. E una borsa grande di dobloni. Scusami, l'altra borsa grande di dobloni? Certo che questa visuale la vedo dura. Allora il pesce... Che succede? Il pesceremo che qui non è male, eh? Salve, sera. Buonasera, salve, salve. A posto, va tutto bene. Permesso, grazie. Vediamo di non perdere sta roba. Dovrei creare un cumulo di macerie. Usa gli esplosivi. Non hai esplosivi. Ah, vedi che li devo comprare. Qua c'è il mostro, quindi di là non ci torno. Ma stavolta fermi. Ho un'idea. Stavolta sarò migliore, guarda, eh. Via. Ma com'è? Com'è che faccio ad essere così in gamba? Andiamo agli ormeggi. Dormiamo, ronfiamo. E poi buona ragazzi, la chiudiamo qui. E questa seconda puntata di Dredge, pesca lovecraftiana d'altura, l'abbiamo fatta. Dorme. Questa roba la posso vendere? No, la posso mettere nel magazzino però. Allora, mettiamola nel magazzino. Così poi... Perché tanto è inutile adesso, ragazzi, che non credo di poterla vendere da lei. E... boh. Mola di ormeggi, bla bla bla. Posta. Salve ed esci. Conferma. Annunciazione sono le 23. Grazie. Grazie. Grazie mille, che me l'hai detto, Andrea, non me ne ero assolutamente accorto. Quando hai il fumo rosso, attorno devi spegnere la luce. Perché? Qualcosa accadrà. Allora, quindi quando ci sono i corvi devo suonare il clacson. Sì, le barche sono dotate di un clacson. Quando c'è il fumo rosso, l'aura, devo spegnere le luci. Va bene, dai, dovete ricordarmi tutte ste robe, ragazzi, la prossima volta le proviamo. L'eremita è un eroe. No, l'eremita è un pirla. È morto proprio... Cioè, scusami, adesso, non voglio dire... Va bene che io l'avevo anche sdraiato un po' da morto. Però, effettivamente, si è andato a posare a fianco all'oblò. Ovvio che è un attimo, ti sporgi, un attimo che tocco dentro qualcosa e vuole fuori. Cioè, che cazzo pretende, scusami, anche lui, Non, nessun rispetto, nessun rispetto. Erepirla, sì. Laura non ti attacca se spegni le luci. Ah, ma per cosa mi fa se mi attacca Laura? Scusatemi, non ho ancora capito. Perché fino ad adesso non mi ha mai attaccato. Non c'è mai stato un qualcosa, ecco. Allora, nel mentre, mettiamo un po' di mossica. E io volevo farvi vedere il cast che hanno selezionato per Harry Potter. Ah, ma c'è lo State of Play su Final Fantasy a quest'ora. Sti cazzi, non mi interessa. È vero, c'era uno State of Play su Final Fantasy che era uscito. Allora, mettiamo un po' di April Jazz. Troppo alto.
Domani che si gioca? Domani dovrebbe esserci Meteor Maker con Andrea, che è un gioco, credo, non vorrei dirmi minchiate, non mi ricordo la programmazione, ma dovrebbe essere così, che è un gioco molto bellino, ragazzi, quindi siateci, uscito su PlayStation con PlayStation Essential, quindi volendo gratuito, ovviamente con l'abbonamento, che rientra nell'abbonamento, dove tu devi costruire, è un FPS arena, quindi c'hai le armi in mano, visuale in prima persona, e devi costruirti il livello o giocare i livelli di chi l'ha costruito, e alla fine devi affrontare chi ha costruito il livello. È veramente figo. È veramente figo, si può giocare in più giocatori, c'è la possibilità di fare i raid, è molto interessante come concetto, immaginatevi un Doom dove tu fai i livelli e poi li giochi, è molto bello, molto molto bello, mi interessa particolarmente e con Andrea domani lo giochiamo, vediamo un attimino, però non so se dovrebbe esserci quello domani, Andrea dimmi se ho ragione, perché non mi ricordo un cazzo, sta settimana il delirio puro. E però se volete sapere sempre la programmazione, ragazzi, Instagram, così ogni giorno vi diciamo il palinsesto, oppure se siete sub avete Telegram, che lì potete trovare tutto quanto e chattare anche con gli altri bestiacce e con noi 24 ore su 24, tranne circa dalle 11 che finisco la live, 11 e mezza, fino alle 11 del mattino successivo, 11 per tenerla larga, non perché mi sveglio a quell'ora, ma perché non rispondo, ve lo dico già, abbiate pazienza, e poi vabbè, TikTok, social soliti, e YouTube, i due canali di YouTube, va bene? Ma Project Zomboid lo porta solo Andrea? Sì, perché a me non è che mi faccia impazzire. Che è un modo come un altro per dire non sono capace. Ci perdo la pazienza, ragazzi, mi incazzo. Se devo crepare perché il mio personaggio ha starnutito e per ora ha dato una testata contro un chiodo ed è andata in cancrena la ferita 5 giorni dopo, mentre che cercavo di scappare da una vecchietta infetta. No, mi sono già rotto il cazzo, francamente. Non ci riesco. Però andiamo a vedere. Harry Potter HBO. Allora, multiplayer. Attenzione, ci siamo. Harry Potter, la serie televisiva è ufficiale, arriva su HBO Max. Warner Bros. Ha annunciato ufficialmente la chiacchierata serie televisiva di Harry Potter, che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma HBO. Minchia, madonna. Ah, ma ci ha fatto pure un trailer. Grazie per il copyright. La 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 la, scusatemi, cerco di abbattere il copyright in qualche modo. Ma fa cacare però, perdonami. PlayStation e basta. Chiaramente il cast sarà completamente nuovo, anche perché Warner Bros. Ha parlato di un impegno decennale. Serviranno dunque degli interpreti molto giovani al fine di raccontare il percorso di crescita di Harry, Ron, Hermione e tutti gli altri personaggi. Ma scusami, adesso io mi dovete spiegare, ma dopo che sono usciti i libri e sono usciti i film ormai canonici, che fanno parte proprio di un universo fantasy che figa smuove miliardi di milioni, e ci sono degli attori che hanno quella faccia lì, ma mi spieghi quale cazzo ha il senso di rifarli con altri attori? Ma non è un po' troppo? Non stiamo un po' cadendo nella rottura di cazzo? E soprattutto, quanto il politically correct andrà a incidere? chissà se la serie TV impiegheranno per... Si ripeteranno gli appelli al boicottaggio dovuti alle posizioni transfobiche della Rowling che hanno caratterizzato il recente lancio del videogioco Hogwarts Legacy e che in realtà hanno prodotto dei risultati davvero modesti. Non me ne frega un cazzo, francamente, non mi interessa. HBO, insomma, no, ma io volevo vedere altro, volevo vedere effettivamente se c'era il cast. Non c'è il cast. Scrivo cast, cazzo viene fuori. Every Eye, dai, vediamo che ci dice Every Eye. Cacata atomica non ha senso, e direi il più grande ostacolo dell'Harry Potter targato HBO sarà rappresentato inevitabilmente dall'iconicità del cast originale. Riuscire a sostituire nel cuore dei fan i vari Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grimm. E chi cazzo è Rupert Grimm? Ah già, Ron Weasley, attore che ha fatto quello e poi una serie TV e poi giustamente è sparito, perché voglio dire.
incapace. Alan Rickman e così via. Mentre già se ne è al dibattito il casting di Hermione, dunque proviamo a immaginare su chi HBO potrebbe decidere di puntare. Ah, ma stiamo immaginando. Perché chi è che castano per Hermione, scusami? Warner Bros. Discovery ha deciso di produrre una serie bla bla bla. Personaggio interpretato da Emma Watson e in tutti i... Ok. All'attrice Noma Dumezueni. Deduco dal nome che sia un'attrice molto capace. La scelta di affidare il personaggio a un'attrice nera aveva provocato reazioni rabbiose dei fan. Ma che succede al mondo, ragazzi? Che cazzo sta succedendo allo spettacolo in questi anni? È colpa nostra. È colpa vostra. Potrebbero tenere Emma Watson, visto che quella donna non invecchia. Vabbè, figa. C'ha 30 anni, non è che ce ne ha 70, quindi posso dirti, ok, sì, ci sta. Che poi se ti vai a rivedere tutti gli Harry Potter, gli attori, porca troia, sono cresciuti con Harry Potter. C'erano 8 anni quando hanno iniziato a farlo, eh. E sono finiti che ce ne avevano 20, 25, cioè, quindi... Insomma... Siamo gli artefici del nostro destino, sì. Il cast non è ancora pubblico, ma quindi sono tutte speculazioni del piffero. E allora che cazzo scriviamo a fare? Che leggiamo a fare ste stronzate? Hermione nei libri sarebbe scura di pelle, quindi tecnicamente con questa serie vogliono seguire alla lettera i libri, da quanto ho capito. Ah sì? Ah, non lo sapevo. Una trentenne che fa un undicenne nella prima stagione? Non lo so. Vabbè, quello... Ma vogliamo parlare di Dawson Creek e di quante altre serie TV mettevano degli attori ultra vecchi per interpretare dei giovani? È una bufala? La Dumezueni è a 53 anni? Non lo so, ragazzi. Non conosco non so chi cazzo sia... A 53 anni. Ah, ok, allora sì, magari l'hanno scritto per scherzare. Nel libro non è di colore. Ma infatti non sto capendo che cazzo sta succedendo. Quando mi perculate, ragazzi, io non so se a volte mi scrivete le cose per percularmi o perché ci credete. Ma proprio no. Ma quindi è Hermione Granger. Com'è? A me Harry Potter ha sempre fatto schifo. Ma perché tu sei sano di mente? Si vede che non ha quell'età. Ma non è vero. Se non ricordo male, mulatta, correggetemi se sbaglio. Ah, e che ne so io. Fake. Ha i capelli creschi e i dentoni da castoro. Eh? Allora non sono l'unico cui fa cagare. Hermione fa... non Hermione, scusami. Harry Potter fa schifo. Vabbè, anche il personaggio di Hermione mi sta sul cazzo, quindi... Harry Potter non lo sopporto, ragazzi. È solo una ragazzina non bellina come la Watson. Ah, e da qui hanno pensato che possa essere mulatta. Ok, quindi nella descrizione del libro è scritto non è bellina come la Watson e quindi... Ah, è forse mulatta. Ottimo. Bene. Non viene specificato il colore della pelle di Hermione, sono capelli, solo capelli e denti. Ah, quindi siccome i capelli ricci e poi i denti, nel senso, cosa hanno detto dei denti, scusatemi, che ce li ha gialli e storti? È un'europea, quindi è normale. Cioè, guardate. Voldemort chi lo fa? Boh. Allora, avevo visto un video dove facevano fare a Malfoy Senior, gli facevano fare il ruolo a Malfoy Junior, l'attore che ha fatto, non so come si chiama, ragazzi. E lì ci sta come cosa, perché gli attori sono cresciuti e ci può stare come roba. Non viene specificato, ma è palese che sia un personaggio caucasico. Beh, d'altronde stiamo parlando però anche di un'opera inglese, eh.
Quindi ci può anche stare. Gli inglesi hanno un multiculturalismo della Madonna, cioè l'Inghilterra ha avuto delle colonie dappertutto, quindi potremmo, se non è specificato, però ci sono degli spazi di descrizione, è anche possibile, ma conoscendo la Rowling, e insomma. E Hagrid chi lo fa? Non è morto l'attore che faceva Hagrid? Non vorrei dirmi inchiato. O è morto l'attore che faceva Gimli? O sono morti entrambi? E beh, insomma, ovviamente è l'unico personaggio che mi piace. Lei è transfobica, non razzista? Non ne ho idea, Andrea. Non me ne frega un cazzo della Rowling. Non mi interessa. Non ho mai capito perché tutta sta enfasi in questo personaggio. Cioè, ci sarebbe un sacco di robe da dire su Tolkien, volendo, nel senso, non so se mi spiego, però non mi pare che la gente caghi il cazzo. Non so se mi sto. Eh? Quello che faceva Hagrid è morto. Ah, ok. Avete ragione, errore mio, ricordavo male. Vabbè, però. È morto zio Vernon. Ah, ecco. Ah, cazzo, anche lui mi stava simpatico perché maltrattava Harry. Infatti, Hagrid è morto. Vabbè, anche l'attore che ha fatto Piton. Sì, vabbè, quello. L'attore della Madonna. E a me è dispiaciuto. Tolkien ha vissuto più di 100 anni fa. E che c'entra? Che cazzo c'entra, Andrea? Adesso di che è figlio del suo tempo, mi raccomando. Sì, ma sia chiaro, a me non me ne frega un cazzo, eh. Se tu componi un'opera e quest'opera è eccezionalmente bella, o comunque entra a far parte della cultura, di quello che sei tu come persona, sti cazzi, di quello che sei tu come persona e di quello che sei tu, di quello che pensi, non me ne frega un cazzo. Io valuto quello che tu hai inventato e costruito. Cioè, non, se devo criticare, critico quello. Quindi, nel senso, se mi piace o non mi piace, ma non mi interessa poi di tuo pensiero politico o altro, non me ne frega un cazzo, cioè perché me ne dovrebbe fregare? Poi uno dice, vabbè, ma attraverso l'opera magari ha fatto propaganda, ma non è vero un cazzo, adesso voi mi dovete spiegare cos'è che Harry Potter dà, cos'è che c'ha di transfobico Harry Potter, non l'ho mai capito, francamente, non l'ho mai capito, così come cos'è che c'ha di razzista Tolkien, di razzismo, nel razzismo di Tolkien, dove sta? Molti lo dicono, ovviamente, lo ci sono fuori, ma dov'è? Te lo dico io. Gli elfi. L'opera nulla. Hagrid Vasco Rossi, ottimo abbinamento. È morto l'attore di Piton, lo zio di Harry. Hagrid, se non mi sbaglio, anche l'attore di Silente. Ah già, è vero. Nelle prossime stagioni del Signore degli Anelli del Potere, Sauron è gay. Tolkien era un misogino, giusto? Non lo so, vado a chiederglielo. Tolkien non è razzista, ma chi è che lo dice? Nessuno. Ah, io non di certo, non me ne frega un cazzo, ripeto, non mi interessa. No, però c'è gente che lo dice, perché nei suoi scritti c'è un certo tipo di raffigurazione, si basa molto su quella che è, perché qui purtroppo ragazzi è proprio un problema culturale, siccome tutto quello che scrive Tolkien si basa molto su quelli che sono i miti del nord e quindi un concetto di fantasy legato ai racconti del nord, c'è un molto simbolismo pagano e che è stato utilizzato a sua volta da sapete chi e quindi si fanno certi abbinamenti, un po' in sostanza come dire, simpatizzava, ma non c'entra un cazzo, cioè, ma sono stronzate ragazzi, sono stronzate, mi sono inventati quelle minchiate, ma se andate su internet potete leggere puttanate su ogni cosa. Non andate su internet, non... È importante che mettano dei bambini che assomigliano agli attori attuali, altrimenti esce un disastro. Tra l'altro mi fa ridere perché quando uscirono i film di Harry Potter diventarono talmente importanti e canonici tanto da spingere poi il libro, perché se non sbaglio il primo Harry Potter, il film uscì dopo il terzo libro, non vorrei dirmi minchiate, e poi ha fatto partire tutto quanto il merchandising e tutta quanta la saga. E spinse talmente tanto il libro che poi i libri furono ripubblicati con i disegni che riprendevano gli attori.
Che poi vabbè, al di là che il libro comunque, da quello che ho capito, almeno dal punto di vista estetico, si rifà molto ai libri. Io non ne so un cazzo, sia chiaro, però quello che ho letto io qua e là, dovrebbe essere non la storia perché l'hanno un po' modificata, sempre poi su direttive della Rowling, però dal punto di vista estetico i personaggi si assomigliano molto, a parte Hermione a quanto pare, e quindi ok. Però effettivamente se voi andate a vedere anche le copertine dei libri di Harry Potter e noterete che effettivamente cazzo poi li hanno iniziati anche a disegnare in un certo modo, quindi ci sta, che proprio per riprendere gli attori, Daniel Radcliffe e l'altro Ron Weasley, insomma. Pietra Filosofare l'ho prima giocato su PS1, poi ho visto il film e poi ho letto il libro. Che puttanaia. Perché tutto deve essere necessariamente visto con malizia di sti tempi, secondo te? Perché esiste ormai un tipo di cultura, che è quella dei lamentosi, la cultura di cancellare, di eliminare, la cultura... Secondo me c'è un ego smisurato. E quindi è tutto un io. Di conseguenza, quando guardi, ti senti in dovere di poter esprimere un parere, una critica che in realtà è futile per attaccare qualsiasi cosa, ma siccome tutto ciò che sta uscendo adesso sa di nulla ed è nulla, in sostanza non c'è niente che può rivaleggiare con i vecchi film, le vecchie saghe, eccetera, allora ci si attacca al passato e si offende il passato un po' per magari, non so, uscire dalla massa, un po' anche per no, sinceramente penso sia semplicemente quello, per dare aria alla bocca, ragazzi, perché sono di quelle, ti dicono di quelle stronzate che non hanno senso. Non è che uno deve, non è che deve essere unanime la cosa di mi deve piacere il Signore degli Anelli, però non si può non ammettere che è qualcosa di eccezionale, cioè sono state scritte delle storie che sono inarrivabili. Cioè, Cristo, dai. Però ognuno c'ha da dire. Ma sti cazzi, chi se ne frega. Secondo me semplicemente la gente parla. Ho letto il libro, ho visto i film e non trovo niente che possa andare contro il politicamente corretto, che dopo un po' diventa veramente eccessivo. Vabbè, quello mi trovate sempre d'accordo, lo sapete. Ma Bendy? Che c'entra? È già uscito, è già finito Bendy da una vita. Avrebbero potuto benissimo fare una serie TV sui Malandrini e sulla prima guerra magica contro Voldemort invece di rifare Harry Potter. Ma infatti a me sarebbe piaciuto vedere un film su Voldemort, cioè una serie TV su Voldemort, se proprio dovevano fare qualcosa. Come nasce il personaggio, lui che va a scuola, lui che ammazza gente con la bacchetta, senza incantesimi, attenzione, in modo crudo e puro, proprio infila la bacchetta nel cuore della gente. Nella serie di Harry Potter ad Hogwarts ci saranno bagni per streghe, maghi e chi non si identifica in loro. Ottimo. Sono un mutaforma. È anche più strano, però, scrittori che creano storie e trame così belle sulla fantascienza e poi tac, transfobia a caso. Ragazzi, ripeto, la società pian piano si evolve, e l'essere umano pian piano si evolve o si involve, non lo so. E quindi si entra a conoscenza di diverse problematiche sociali, mettiamola così, e diverse categorie, ok? Pian piano cicciano fuori cose e quindi magari ci si rende conto che in tutti questi anni si è insultato una piccola categoria, che poi tanto piccola non è, eccetera eccetera. Ci può stare a rappresentare un determinato tipo di persona, un determinato tipo di gruppo, di per carità, però a una certa si va oltre. E ripeto, è il problema è quello, quando cerchi di abbattere il passato e cerchi di rovinare le cose. Non so se notate, ma la sto prendendo molto larga, perché altrimenti se dico esattamente quello che penso è finita. Vabbè, in sostanza, ragazzi, sono tutti dei coglioni.
Penso che sia la risposta più facile da dare, più giusta da dare, non più facile, più veloce, anche la più facile, sì. Sono tutti dei coglioni, non c'è molto da fare. Che cazzo devi... Cosa devi fare questa gente? Cioè, rompono le palle. A me che non piace Harry Potter, ottimo. Dovrò fare un film su tipo il ritorno di Voldemort, bla bla bla. Basta censura. Ma che poi censura di che? Non è neanche censura questa. Ormai c'è un binario sulla quale tutti devono andare e tutti si devono fossilizzare, ma che comprende tutti i media, dal videogioco, perché anche noi lo stiamo vivendo molto, fino a appunto la serie TV, film, teatro, musica, quel cazzo che ormai tutto deve puntare lì. Ci avete fatto caso che ormai non riescono più a caratterizzare un personaggio scrivendolo bene, ma caratterizzandolo e facendo subito capire qual è il suo gusto sessuale. Qual è il suo genere? Ma a me che cazzo me ne frega? Cioè, è così che scrivi i personaggi? È così che caratterizzi bene qualcosa in una serie televisiva? No. No. Oppure devi fare il tabù. Prendo ad esempio House of Dragon. Ok? Tralasciando il fatto che R.R. Martin è un pervertito, se non ci ficca un incesto, non va bene. E c'è gente che in House of Dragon è contentissima di vedere l'incesto tra lo zio e la nipotina, perché è romantico, perché è bello, perché è tabù, perché piace. E quindi caratterizzano il personaggio così. Cioè, per caratterizzare, fare una storia d'amore un po' diversa dal solito, c'è ficcato un incesto dentro. Non è che scrivi qualcosa di decente, no, ci ficchi dentro un incesto. E questa è la... E R.R. Martin è stato colui che ha detto, secondo me, Tolkien ha scritto un po' male Il Signore degli Anelli, doveva renderlo un pochino più politico, capito? Cioè, è anche stato uno che ha mosso delle critiche in confronti di Tolkien. Ottimo. Bene, i libri è così. Sì, sì, infatti sto parlando proprio dei libri, che poi nella serie l'hanno fatto, però insomma, in sostanza è questo che mi inquieta, che la cosa bella è il... La cultura della merda, cioè non c'è molto da dire, cioè capisci, caratterizzi un personaggio come in quel modo lì, se ci fichi dentro appunto il genere, il gusto sessuale, così lo caratterizzi, così lo rendi strano, particolare, ma non è vero, ma non è così che si fa, ma scrivimi un cazzo di personaggio come Dio comanda, poi io non la può pensare come cazzo vuole, però... Come se valorizzassi? Io sinceramente le donne che amano le donne le capisco pure, cioè... Perfetto, non ci bisogna andare avanti a leggere. Le donne che amano le donne le capisco pure, cioè... Bellissimo. Vabbè, bestiacce, buonanotte, dai. Io devo andare, che devo portare fuori i cani. Fate i bravi, fate i buoni, ci vediamo domani alle 21.30. Detto ciò, tutto questo pensiero è semplicemente un pochino per... tutte ste chiacchiere le abbiamo buttate lì, molto sul generale, perché oggi non ho detto un cazzo, ho detto tutto e non ho detto niente, nel senso, non ho veramente risposto alle vostre domande, che poi non mi avete fatto neanche delle domande, però vabbè. Politica Correct, ragazzi, non si può molto parlare del sociale in questo momento, sapete perché? Perché proprio fa ribollire gli animi e magari poi ci fuori una parola e non viene percepita bene ed è un disastro, quindi preferisco girarla prenderla alla larga e non dire direttamente quello che penso, anche perché... Oddio, non voglio insultare nessuno in realtà, non me ne frega un cazzo, ripeto, è proprio questo, è per me questo, è che non me ne frega un cazzo, e non fregandomene un cazzo sono a rischio, sono una specie in via d'estinzione, e quindi è pericolosa questa cosa, perché non me ne frega, quindi non mi interessa, quindi poi finisce che insulto perché non me ne frega un cazzo, capite? Cioè, e quindi per evitare puttanate... mi tappo la bocca o la prendo alla larga. Detto ciò, bestiacce, ci vediamo. Non ho risposto a niente, sì, in sostanza non ho risposto alle domande. Non ho risposto a delle domande perché non mi avete fatto alcuna domanda. Eccellente, ci vediamo domani alle 21.30, bestiacce, vi voglio bene, mi raccomando, con Meet Your Maker, che vuol dire carne tua fatta. Dove si spegne?